federazione, perché sono due Alberto, il primo è Albertini che rappresenta, diciamo, i giocatori, i calciatori, mentre gli ex anche giocatori azzurri, mentre l'altro è Tavecchio che è l'attuale presidente della Lega C, capito, ok? Quindi che rappresenta l'altra parte della medaglia del calcio, cioè quello, l'ultima parte professionistica del calcio, quindi quello più piccolo, quello dove si guadagna di meno, dove ci sono anche tanti tanti problemi. E questa sarà veramente domani una cosa in cui si giocheranno molto i futuri del... Un'altra bella partita. Esattamente, perché ci sarà questo scontro, perché Tavecchio rinfaccia ad Albertini di aver dichiarato di dimettersi alla fine della spedizione in Brasile, e invece dopo questa possibilità di fare il presidente, Albertini sembrerebbe non volersi più dimettere da vicepresidente. Altra questione riguarda il fatto che molti dicono anche di Albertini si deve dimettere perché era il capo spedizione della nazionale italiana in Brasile, quindi se ci sono stati tutti questi problemi, litigi tra Balotelli, Buffon, De Rossi, Cassano, bla bla bla, è responsabilità anche sua. Quindi domani ci sarà questo scontro a Via Allegri qui a Roma, la sede della Federazione Italiana Gioco Calcio, e vedremo come andrà a finire. Diciamo che possiamo, Alberto, andare proprio in conclusione, possiamo ascoltare qualche altra... Sì, ascoltiamo quello che sta... Sì. Sempre ci abbiamo della musica di fondo, quel brano Disco Samba. Sì. E c'è un'altra canzone che tutti avranno sentito, quel pezzettino che dice Figlio Maraviglia. Ok, così dopo parliamo anche un po' del Brasile. Io la faccio ascoltare tutta, perché questa canzone è di George Ben. Perfetto. Il grande compositore, quello che ha scritto Mais Que Nada, che ha scritto tutto quello. Perfetto. Allora, ascoltiamo George Ben e Figlio Maraviglia. Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um prazer de Deus. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial. Oh, oh, oh. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Oh, oh, oh. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Maravilha! Gol, gol, gol,
George Ben, il sovrano figlio Maraviglia. È bellissimo, Alberto, ovviamente ci stai facendo sentire tutte quante le musiche di Disco Samba. E prometto che vi farò sentire altre in altre puntate, così la gente, perché tanta gente dice, mi diceva, mi ha commentato tanta gente, mi piacerebbe sapere come saranno le canzoni tutte intere, perché noi sempre ascoltiamo quello, ok, io vi la farò ascoltare. Senti, notizia veramente bizzarra. Allora, sembrerebbe, è successo questo, perché c'è l'immagine, di questo è riportata da Repubblica.it. Dell'aeroporto della, No, questa qua è l'immagine della KLM, la Royal Dutch Airlines, cioè la compagnia di bandiera olandese, che sul profilo di Twitter mette questa foto, un uomo tipicamente messicano con il sombrero, i baffi tipici messicani e la cravatta e anzi una parte forse del poncho. Sì, no, è la farfallina. La farfallina, perfetto. Con scritto, tipo la farfallina che usano i messicani. Esatto, che si trova su una insegna che si trova in un aeroporto, è scritto in inglese, no? In francese, scusa. Partenze, quindi l'indicazione partenze, è scritto adios amigos, e l'hashtag NED che sta per Netherlands e MEX che sta per Messico. È stato messo adios subito, amigo, perché qualcuno capisce, addio amici. Esatto, subito dopo la vittoria degli ottavi di finale dell'Olanda sul Messico, la compagnia aerea di bandiera olandese KLM festeggia su Twitter con un messaggio ironico. Come dicevamo noi, nell'immagine si vede il cartello delle partenze con un uomo stilizzato con i baffi e il sombrero, accompagnato dalla scritta adios amigos. Il tweet ha generato subito risposte offese dei supporters messicani ed è stato poi cancellato, non prima però che l'attore messicano Gael García Bernal rispondesse sempre sul social network con un messaggio decisamente esplicito, nel quale dichiara che non volerà mai più con la KLM. Il portavoce della KLM, Lisette Abeling Göning, ha spiegato alla Associated Press che era solo uno scherzo e non voleva offendere nessuno, ma ci sono state troppe reazioni negative. E c'è anche su Repubblica.it l'immagine del tweet di Gael García Bernal che dice: I am never flying your shitty airline again. Fuck you big time. Vabbè. Mamma mia. Vabbè, quello possiamo tradurre la prima parte, dall'altra parte lasciamo perdere. Io non volerò più con questa schifosa compagnia. Sì, vabbè. Con questa compagnia, con questa aerolinea. E poi vabbè, fuck you big time. Vabbè, però non credo che sia per te. Inoltre, quello è... Vabbè, però è stata brutta, no? E quello che succede è che tanto gli olandesi, tutti quelli hanno quel tipo di umore, quell'umore acido. Chi? I messicani? No, gli olandesi. Ah, gli olandesi, sì, è vero. Quel tipo d'umore, per loro è una cosa normale, non è per offendere, è l'umore loro. Sì, Euromexico scrive: gracias por este gran campeonato, estamos orgullosos y lo esperamos en casa. Viva México! Esatto, ringraziano ai calciatori per questo grande... questa grande prestazione che hanno fatto nel mondiale, dice vi aspettiamo in casa con tutti gli onori. Esatto. Poi continuano qui, scritto ovviamente in inglese, contro questa, insomma, contro Alberto, hanno fatto una gaffe mostruosa. Hanno fatto una grande promozione. Anche questa è vera, hai ragione, perché non si sarebbe parlato della KLM. Esattamente, se no chi parlava della KLM? Nessuno. Esatto, vediamo invece come diceva, di andare... diceva Cervantes Sancho Panza, en Don Quixote, no? Ma diceva, esatto. Sancho Panza, los perros ladran, señal que cabalgamos, Sancho, y cane abañano, señal que stiamo a cabalgar, que andiamo avanti. Senti, visto che mi ha fatto sentire queste canzoni portoghesi, brasiliane, andiamo un po' a vedere notizie da Rio de Janeiro. La netta e indiscutibile vittoria della Colombia sull'Uruguay si presenta
si prestano duplice lettura. La prima è che il quarto di finale del Brasile non sarà semplice, non tanto per l'aggettivo buon livello della nazionale di Pekerman o per le strategie del commissario tecnico argentino, che non ci dimentichiamo che Pekerman è argentino, era allenato, sì, il commissario tecnico della Colombia, sì sì, argentino, quindi c'era un motivo in più per battere il Brasile senza dubbio, perché è argentino. Esattamente. Pekerman ha confermato la propria capacità di mettere in campo una squadra ordinata e piuttosto equilibrata tatticamente, malgrado l'indole anarchica di certi giocatori, quanto la presenza in campo di James Rodriguez, fin qui la vera stella del mondiale. La sua doppietta è stata un fulgurante esempio di quanto sia immarcabile come tutti i campioni veri, proprio perché è arrivata contro l'avversario più abile della marcatura, l'Uruguay. È la sola nazionale che continui a tenere fede alla tradizione difensivistica, che sa in genere come far giocare male gli altri. Balotelli, tanto per l'ultimo esempio, se n'è accorto a sue spese. I difensori centrocampisti della Celeste sanno come innervosire gli avversari e hanno un nutrito repertorio di colpi più o meno proibiti, lo utilizzano sempre quanto sia consentito anche all'occhio intrusivo della telecamera, vedi Suarez. Il Brasile rimane favorito, ma la Colombia ha buone risorse e molti attaccanti. Il più forte, Falcao, ha perso il mondiale per un grave infortunio, mentre Bacca, dominatore dell'Europa League con il Sevilla, era in panchina per un recente infortunio muscolare. Accanto ai Barbo, che si può giocare il posto con Jackson Martinez e a volte con Teo Gutierrez, Scolari ha comunque capito qual è l'obiettivo tattico: dovrà principalmente impedire che il pallone arrivi a James. La seconda lettura dell'ottavo di finale del Maracanã riguarda la nazionale e il calcio italiano. Il girone di ferro nel quale eravamo teoricamente stati inseriti è arrugginito subito. L'Inghilterra, tanto decantata, è arrivata ultima. L'Uruguay, che al di là dell'espulsione di Marchisio non aveva permesso agli azzurri di tirare in porta, è caduto al primo ostacolo. L'alibi dell'assenza di Suarez non è sufficiente per giustificare la mancanza di qualunque strategia offensiva. No, no, già era una nazionale non veramente all'altezza. Esattamente. Senti, secondo te... Inoltre, io, tu che parlavi di Scolari, sì, già Scolari aveva detto che del Cile, che era l'ultima nazionale che voleva affrontare. Vero, 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 vero. Cosa dirà ora della Colombia? Certo. Senti, secondo te, ci sono stati sempre dei momenti difficili nel calcio argentino, nel senso che in dei il campionato di... Quando il Loco Bielsa è andato in Cile, sì, e allenare il Cile, è andata meglio dell'Argentina. Nel 2010 il Tata Martino va a allenare il Paraguay e va meglio dell'Argentina. Ma non c'è il rischio che Pekerman con la Colombia faccia meglio di Isabella? Noi speriamo di no, però. Se lo fa, che lo faccia. No, vabbè, però è andato di fatto. Sarebbe l'ennesimo errore della federazione che sbaglia allenatore. Potrebbe essere, ma Isabella è un bravissimo allenatore, in quel senso. Fino adesso non è che lo puoi rimproverare. Sì, sì, così questo è il fatto di tutto. Così che... Senti, andiamo nell'ultima musica e poi rientriamo parlando del film di Messi che esce il 2 luglio. Ah, certo, esce mercoledì prossimo, esatto. Allora, che possiamo far ascoltare? Vabbè, sempre che siamo in Brasile, ascoltiamo allora al grande poeta della musica brasiliana, del Bossa Nova, a Vinicius de Moraes. Samba da Benção, che Vinicius, quello che non lo sa, è stato molto tempo a Piazza Navona. Ma dai! Sì, perché lui era ambasciatore del governo popolare di João Goulart. Ah, ecco. Allora, ovviamente la ambasciata del Brasile sta a Piazza Navona, perciò ti dicevo che è stato molto tempo a Piazza Navona, certo, Vinicius. Certo. Va bene, andiamo ad ascoltarlo. Allora, Vinicius de Moraes. Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba.